Intanto per analizzare questa partita ha provato ad alzare molto Tomaselli a destra all'inizio e stava dando fastidio a Milani, poi il gol di Cuppone vi ha un po' condizionato. Ma più che il gol di Cuppone ci ha condizionato l'espulsione, che è stato penso determinante, perché eravamo in partita, stavamo facendo delle buone cose, eravamo... è un peccato, c'è dispiacere perché avevamo... Cioè, avevamo provato a fare qualcosa di diverso stasera e poi è chiaro che sono le partite dove Pescara è stata di un cinico clamoroso sia l'andata che il ritorno, hanno sfruttato tutte le occasioni che hanno avuto, noi un po' meno, resta il fatto che oggi la squadra ha dato tutto ed è questa la cosa più importante, perché poi oggi ci mancavano 10 giocatori e se togliamo 10 giocatori a Pescara penso che avrebbero fatto fatica anche loro oggi, stasera. Sull'uno contro uno, quando il Pescara aveva campo, Cuppone e Merola, poi le giocate di Raffialli vi hanno messo in difficoltà, tra l'altro l'espulsione è nata proprio da una di quelle giocate. Ma il Pescara con Raffià e soprattutto con i giocatori che ha davanti ha una qualità incredibile, quindi è chiaro che noi non l'abbiamo accettato, perché poi insomma, quando devi vincere la partita qualcosa devi rischiare, quindi abbiamo giocato con coraggio, l'abbiamo accettato e siamo stati bravi a non disunirci quando abbiamo preso gol, siamo riusciti bravi a rientrare subito in partita a fine primo tempo 1-1, poi abbiamo avuto un'occasione importante su con Meazzi inizio secondo tempo, che sono episodi che poi incidono, perché se vai in vantaggio magari la partita si sviluppa in un altro modo, però abbiamo preso l'espulsione, abbiamo fatto ovviamente quando fai degli errori individuali con queste squadre qua ti puniscono. Resta il fatto che abbiamo fatto una grande annata, un'annata importante, perché abbiamo fatto quasi 80 punti, ci siamo giocati il campionato fino alla fine. Playoff purtroppo sono un po' penalizzanti per tante squadre, soprattutto per le squadre. Oggi ho visto che sono andati fuori due seconde, quindi la sosta lunga ovviamente ha penalizzato un po' tutte le squadre. Però insomma questa è una formula che va accettata e resta il fatto che siamo andati a casa anche noi. Una domanda, una da studio e lasciamo il tecnico Volpe. Fabio Ferraresi o Massimo Profeta? Fabio. No, io il mister. Veloce, Fabio. Chiaramente le squadre che sono passate non le conosco bene. Tu che hai più esperienza di me, pensi che il Pescara possa vincere i playoff? Perché dal mio punto di vista sì. Allora, Ferraresi, che intanto lo saluta e fa una considerazione, vuole sentire una sua opinione sulle squadre che ora sono in semifinale, se il Pescara può arrivare fino in fondo e vincere i playoff. Il Pescara in questo momento qui può arrivare fino in fondo perché ha entusiasmo, ha un'identità forte, ha i giocatori di qualità e poi penso che giocare all'Adriatico in uno stato pieno possa essere una marcia in più per loro, quindi insomma l'anno scorso siamo usciti col Palermo e il Palermo è andato in Serie B, magari succede anche al Pescara.